Allora, la prima domanda, Aurelia, che ti faccio è: dovremmo spiegare perché hai accettato di venire a parlare di fronte al pubblico di TEDx Milano oggi, su questo palco? Sì, alla mia età e senza mai essere salita su un palco ho fatto un po' fatica ad accettare, però ho pensato che questa occasione potesse essere veramente un momento in cui diffondere qualche cosa a cui io e tanti colleghi ci dedichiamo, un momento in cui qualche cosa che finora è stato sussurrato forse può venire gridato, e cioè il diritto alla comunicazione. Noi tutti diciamo che la comunicazione è un fondamentale diritto umano, ma cosa facciamo quando una persona non può parlare e spesso non può adoperare neanche le altre modalità comunicative che tutti noi usiamo, come i gesti, la mimica, lo spostamento del corpo, il linguaggio del corpo? Beh, vivono una vita, le persone che hanno queste caratteristiche vivono una vita molto isolata, una vita in cui spesso non sono neanche considerate capaci di pensare. E allora ho pensato che questa potesse essere l'occasione per diffondere qualche cosa che è conosciuto come nome, però non è conosciuto a livello di comunità, per cui quando c'è una persona che non parla, spesso pensiamo che non possa pensare. Beh, questo ci fa molto piacere che tu abbia scelto questo pubblico, credo non a caso, perché è un pubblico di curiosi, aperti e innovativi, per affrontare questo tema effettivamente molto delicato e poco conosciuto. Ecco, ma a chi è rivolta la CAA? Che poi ci spiegherai cos'è. Allora, la comunicazione aumentativa, e poi ne parleremo, è rivolta a quei bambini adulti che per case congenite, cioè sono persone che hanno avuto una asfissia alla nascita e hanno una paralisi cerebrale infantile, sono le persone che noi vediamo in carrozzina, che spesso non riescono neanche a muovere le mani e ad avere nessuna autonomia. Persone con un ritardo cognitivo notevole, spesso dovuto a cause genetiche, malattie genetiche che provocano ritardo intellettivo e per molte delle persone che sono affette impossibilità a parlare. Sono i bambini autistici, sono bambini con dispersie di sviluppo. E poi ci sono delle cause acquisite, pensiamo a un ictus, a un trauma cranico, persone che non riescono più ad esprimersi, cause neurologiche evolutive, sono tutte le forme, le malattie neurodegenerative. Adesso si parla abbastanza molto dei malati di SLA e quasi tutti i malati di SLA nelle fasi finali della loro vita non possono proprio parlare e già nelle prime fasi della malattia riescono a fare fatica a parlare. Ecco, e poi ci sono delle cause temporanee. Capita che in reparti di chirurgia maxillofacciale, di terapia intensiva, delle persone anche temporaneamente non possono parlare. E si è visto che per queste persone, oltre al trauma, si può capire quello che succede, hanno anche meno adesione alle cure e hanno dei ricoveri più lunghi. È tanti anni che cerchiamo di diffondere l'importanza della comunicazione anche temporaneamente e dei colleghi delle terapie intensive tempo fa avevano detto: ma se non parlano, curiamo meglio il corpo, come se questo fosse l'unica cosa da curare. Ecco, tutte queste persone sono dei candidati alla comunicazione aumentativa alternativa. Ecco, beh, questo hai allargato veramente, sembrava un problema di nicchia, invece può succedere anche a me, cioè voglio dire, la descrizione che hai fatto apre moltissimo le possibilità e quindi rende ancora più importante sapere cos'è. Abbiamo citato una sigla e l'hai appena accennata un po', ma CAA, che cos'è? Sì,
Volevo dire una cosa su quello che ha detto. Può succedere a tutti, speriamo di no, però è importante pensare che aiutare a comunicare con queste persone interessa anche noi, perché noi vogliamo comunicare con tutti, quindi anche con chi non può parlare. Quindi non solo come destinatari dell'intervento, ma anche come persone che vogliono conoscere, stare con tutti e non possono stare con queste persone. A maggior ragione adesso entriamo in che cos'è la comunicazione. CA sta per comunicazione aumentativa alternativa, ed è tutto quello che può aiutare una persona che non può parlare a comunicare. Quindi sono degli strumenti, delle tecniche, degli ausili, ma soprattutto è la capacità dei partner comunicativi di interagire con queste persone e di facilitarne la comunicazione. Ecco, ma quando è nata? Allora, la comunicazione aumentativa, i primi semi sono stati gettati negli anni 60-70 in Nord America e Nord Europa. Se ricordo bene, su dei fatti molto precisi. No? Sì, quando i reduci del Vietnam, che avevano avuto dei traumi cranici, non riuscivano più a parlare, e allora i logopedisti dovevano far riemergere il linguaggio. Era obbligatorio, perché i sensi di colpa erano notevoli. Quindi cercavano di fare riemergere il linguaggio, però queste persone non riuscivano, e non riuscivano neanche i logopedisti. Invece, dando degli altri strumenti, riuscivano almeno a comunicare ed essere nella loro vita protagonisti. E lo facevano di nascosto nei primi tempi, finché la comunicazione, questi strumenti, queste tabelle usate con gli afasici, cioè a volte delle tabelle con l'alfabeto che la persona indicava con le mani o con gli occhi, poteva permettere una comunicazione. Un po' alla volta si è capito che in certi casi il linguaggio non poteva ritornare, e molte persone che venivano dal campo dell'educazione, ma anche dal campo della tecnologia, perché hanno subito provato con degli strumenti tecnologici, si è riunita per fondare nel Michigan la società che si chiama ISAC, e sta per International Society Augmentative Alternative Communication, che cerca di diffondere la comunicazione aumentativa nel mondo. Ho proiettato in questo un attimo fa una bellissima descrizione che leggo di che cos'è la comunicazione aumentata alternativa. Tutte le volte che mi chiedono cos'è la comunicazione aumentativa alternativa, do sempre la stessa risposta: è la voce di mio figlio. Questo è Michela, mamma di Stefano, che mi sembra sintetizzi bene. Sintetizzi, ecco. Le definizioni e quello che dicono i genitori sono più forti. Molto, molto sintetiche e belle. Ecco, adesso vediamo appunto gli strumenti a cui hai accennato. Ecco, gli strumenti di comunicazione vanno da strumenti semplici a strumenti tecnologici. Gli aspetti degli strumenti semplicissimi sono dei simboli semplici, dei simboli che rappresentano delle cose, possono essere indicate con gli occhi, con le mani, da bambini che non possono parlare, anche in assenza dell'oggetto che loro vorrebbero. Questi simboli, nella prima immagine avete visto una mamma che propone una domanda al bambino, e il bambino può rispondere indicando il sì o il no. I simboli spesso vengono assemblati in tabelle di comunicazione che sono assolutamente personali, così come i sistemi simbolici. Esistono tantissimi sistemi simbolici nel mondo. Vengono assemblati in tabelle che sono portabili se un bambino cammina, sul tavolino se non cammina. E il bambino può indicarlo con le mani, con gli occhi o con delle tecniche di codifica.
Ci sono molti strumenti tecnologici, vedete alcuni strumenti che vengono chiamati VOCA, da Voice Output Communication Aids. Alcuni sono molto semplici, si registra un messaggio e la persona può schiacciare il tasto e emette il messaggio. E veramente tante volte anche un semplice messaggio dà a un bambino, a un adulto, il senso di esistere. Io ricordo una bambina che a 2 anni, è stata ricoverata in ospedale perché non respirava più, è stata tracheostomizzata. È una bambina che già parlava quando è stata ricoverata e ha gradito moltissimo uno di questi tastoni a 2 messaggi perché poteva dire alle infermiere vai via quando venivano. Quindi il senso di poter esistere, poter nell'ambiente decidere qualche cosa, perché sono persone che non possono decidere. Ci sono naturalmente strumenti, tecnologia semplice e tecnologia più sofisticata. Stephen Hawking, lo conoscono tutti, è un malato di SLA che usa l'indicazione oculare per selezionare messaggi, parole, eccetera. In genere non si sceglie uno strumento solo, ma noi diciamo un sistema di comunicazione a seconda dei partner comunicativi e a seconda di quello che si vuole dire. Con un sistema di comunicazione semplice ma molto complesso da adoperare per i partner, una bambina con una pervicacia, perché voleva sapere, ha chiesto alla sua mamma cosa le era successo alla nascita, per cui era in carrozzina. Quindi veramente permettono di poter esistere. Ecco, quest'ultima immagine, mi ricordo che mi hai detto che Leonardo sta dialogando, sta comunicando e sta... Leonardo è un bambino con una sindrome gravissima, un ritardo mentale, però dopo tanti anni che viene seguito, e qui lo vedete in un giardino, a una festa, che apre la sua tabella e dice quello che vuole, quindi riesce ad essere autonomo. I contenuti sono quelli suoi, non cambia il carattere o non fa diventare, cambiare, però dà il senso di esistere. Nella prima immagine, quando c'erano le tante persone, non so se avete notato, ma c'è una persona molto famosa che è Hawking, il fisico, il quale utilizza, ha fatto anche uno speech a TED, utilizza però una voce registrata, artificiale, sì. Artificiale, non la sua. Tu mi avevi detto sì, che... Sì, adesso abbiamo avuto proprio venerdì un convegno sulla comunicazione aumentativa SLA ed è venuto un collega americano che lavora al Children Hospital di Boston, è uno specialista in comunicazione aumentativa, che adesso ha trovato il modo, lo fa da tanti anni così, di registrare per questi malati moltissimi messaggi, e lui riesce a farli registrare a persone che hanno ancora la voce, e molti chiedono ma come fai? Dice, gli dico che questi possono servire, e poi prepara dei software che vengono adoperati con indicazione oculare, dove escono delle frasi dette dal paziente, dette con la propria voce. Ci ha mostrato una signora che chiama il suo cane e il cane, sentendo la voce, viene. E poi ci sono tutti i messaggi, lui li chiama i messaggi di legame, gli ultimi messaggi detti ai figli e ai propri cari. Beh, interessante, cioè... Quello che hai accennato, cioè che anche la tecnologia e l'innovazione aiutano moltissimo in questo modo, e pensare che le tabelle che proponete sono tabelle con le icone, che poi sono entrate nel linguaggio di interfaccia con gli oggetti che usiamo oggi. Però a questo punto bastano gli strumenti. Ecco,
c'è molta enfasi sugli strumenti. Gli strumenti senza un progetto, senza delle persone che vogliano relazionarsi, che diano tempo, che diano spazio, che abbiano voglia di ascoltare, che non invadano con la propria voce, non servono a niente. E infatti quello che conta è veramente il lavoro con i partner comunicativi. Altrimenti ci sono, queste sono frasi di persone che usano la comunicazione aumentativa, però dicono prima di tutto devono credere in noi e poi devono darci il tempo, perché il tempo è molto importante. Un malato di SLA diceva recentemente che quando lui sta componendo il messaggio tutti si mettono a parlare perché non tollerano il silenzio, e non tollerando il silenzio entrano a parlare e lui non solo non riesce a finire il suo messaggio ma non può seguire la conversazione. Cioè il lavoro con i partner comunicativi è essenziale e unico. Ecco, ma quello che sei qui anche perché, come interessa al mondo TED e la ragione per cui ci sono i TED Talk, ma c'è anche un action che avete pensato. Sì, non l'abbiamo pensata noi, l'abbiamo pensata in Canada. Una action, cioè, allora, intanto questo ottobre è il mese per la sensibilizzazione della comunicazione aumentativa alternativa, quindi qui cade a fagiolo. E poi stanno facendo tante azioni, tra cui una di fare questo logo che dovrebbe venire esposto nei negozi, nei teatri, nei luoghi pubblici, dove si trovano all'interno delle persone che sono disposte ad ascoltare chi non parla, utilizzando eventuali strumenti di comunicazione, senza rivolgersi all'accompagnatore, e questo è molto importante per la dignità e il senso di esistere della persona disabile.